infatti la prefettura di Fermo, sì, sul solco diciamo, di una tradizione avviata qualche anno fa su input della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha aperto diciamo, le sue sale, la prefettura ha aperto le sue sale proprio per commemorare a 100 anni ovviamente dal primo conflitto mondiale quello che rappresentò quel momento storico per il nostro paese, ma ovviamente anche per la gente di questo territorio, che commemorare è sempre importante, necessario, perché la memoria deve tenere viva ovviamente il pensiero anche per se stessi, per le nuove generazioni, per messaggi di pace. Noi in questo momento rievochiamo un evento bellico, ma il messaggio è quello ovviamente di fare in modo che situazioni di conflittualità vadano ad esaurirsi. Purtroppo l'attualità non dà questo tipo di segnali, però la memoria di quello che è avvenuto e diciamo, la fiducia nella buona volontà deve aiutare ovviamente a fare in modo che determinate situazioni si possano ridimensionare ovviamente con la collaborazione e con il dialogo. In questo caso l'operazione che viene fatta è un'operazione di carattere storico proprio per focalizzare quello che la Grande Guerra rappresentò in determinati ambiti, in determinate situazioni. Infatti questa è una mostra che diciamo, è come fulcro come dire, lo studio, l'approfondimento di alcuni aspetti specifici della Grande Guerra, e quindi i pannelli illustrano sostanzialmente questi momenti, questi profili, e quindi è una mostra che sostanzialmente si presta sia come approfondimento, diciamo, per quelli che sono già addetti ai lavori, e sia per coloro che sono conoscitori più superficiali di questa parte della nostra storia. Primi firmatari della mostra. L'idea, così come ho illustrato nel corso del mio intervento introduttivo, nasce da un'iniziativa dello Stato Maggiore della mia Forza Armata, Stato Maggiore Esercito, Ufficio Storico, è una delle tante iniziative che hanno lo scopo ovviamente di commemorare degnamente il centenario del grande conflitto, della grande guerra. Abbiamo esposto queste tavole anche nelle altre città delle Marche, così come altri miei colleghi, comandanti militari regionali, hanno fatto in precedenza e continueranno a fare fino a coprire tutto il territorio nazionale, per far conoscere ai più quelle che sono state le fasi più significative del primo conflitto mondiale. Però vorrei anche sottolineare questo aspetto che prima ho sentito facendosi il prefetto citare, e il richiamo alla memoria, il richiamo al dovere della memoria che fa bene. Fa bene perché è la memoria della fede e del valore di tutti quegli italiani che 100 anni fa hanno sacrificato la loro vita all'ombra di quegli ideali che tutt'oggi costituiscono il fondamento della nostra società. Quindi c'è un'attenzione in particolare per le scolaresche? Assolutamente, assolutamente sì. Questa è una delle tante iniziative che i comandi territoriali assumono nell'ambito del territorio di giurisdizione alla luce dei compiti nostri istituzionali, cioè questa opera di divulgazione, di informazione, fa parte integrante dei nostri doveri istituzionali come forza armata e come forze armate. Cioè questo legame, questo contatto, questa osmosi tra la nostra istituzione e
il mondo scolastico, che è un'altra componente importante della nostra pubblica amministrazione.